Sono circa 17.000 in Toscana le persone affette da celiachia che hanno diritto a un rimborso sui prodotti alimentari specifici per loro. Si va dai 56 euro al mese per i bambini sotto i 5 anni fino a 75 o 90 euro per gli over 60, a seconda che siano uomini o donne, con cifre che raggiungono i 124 euro per gli uomini e 99 per le donne nella fascia 14-17 anni. Fino ad ora i rimborsi venivano effettuati solamente nella propria ASL di appartenenza e presentando buoni cartacei alle casse, buoni che il paziente doveva fisicamente ritirare e poi portare con sé. Dal 1° giugno questo cambierà. Non ci saranno più i buoni cartacei, saranno sostituiti dalla tessera sanitaria e da un codice celiachia che le persone dovranno andare a ritirare, farsi dare alla propria azienda sanitaria. Con questo codice e con la tessera potranno andare tranquillamente a fare acquisti nella grande distribuzione oppure nelle parafarmacie o dove si distribuiscono i cibi e gli alimenti per celiaci senza aver bisogno di portarsi dietro il buono cartaceo, senza necessità di recarsi poi a ritirare il buono cartaceo. Peraltro si potrà andare ad acquistare in tutte le parti della Toscana, senza più il limite del confine della propria azienda sanitaria, ma se un fiorentino si trova a Grosseto per vacanza può acquistare comunque questi beni in un qualunque supermercato abilitato, diciamo, e convenzionato con la tessera sanitaria e con questo codice. Quindi un altro passo avanti dopo aver presentato il CUP 2.0 sulla informatizzazione e sulla semplificazione per questo tipo di pazienti.